Salve, sì, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono i Gamecini che vi parla. Non è il video di Lucina Gingerit, no. Perché eravamo allo stesso punto, sì. Siamo sempre con mio padre Giovanni. Oggi è Lucina Soccer Modugno, oggi sfidiamo la quinta o sesta in classifica. Noi per ora siamo terzi, meno due dall'Atletico Acquaviva, che oggi mi pare che gioca in casa, credo. Gioca fuori casa in casa delle Bari questo pomeriggio alle 5 e mezza. Quindi noi se vinciamo per ora andiamo al secondo posto. Speriamo bene e ci vediamo allo stadio. Ciao ragazzi. Siamo arrivati allo stadio di Convento Assurdo, mamma mia. Eccoli qua i nostri campioni, sono entrati. Dai, dai. Ragazzi, è iniziata la partita, speriamo bene per il Lucena. Intanto attacca già il Soccer Modugno. Rigore per il Modugno è un po' forse inesistente. A parte che aveva alzato un po' la gamba forse. A me pare che forse uno del Modugno l'aveva preso pure con la mano. Noi sì. Aia. Dai. Ragazzi, è fine primo tempo, 1-0 per il Soccer Modugno. Stiamo giocando molto male, sbagliamo troppi passaggi. Soccer Modugno in una pressione incredibile, Ma sta pure l'arbitro. No, l'arbitraggio è veramente un po' da schifo, quindi Loro gli hanno concesso il primo rigore. Io spero, perché il secondo tempo a meno di pareggiare, perché veramente il Soccer Modugno è una squadra rognosa. Speriamo bene, però noi dobbiamo migliorare un sacco. Cioè, stiamo giocando male per ora. Ci vediamo al secondo tempo. Lucera 1-1, signori. Sì. Speriamo saliamo al secondo posto. Sì! Ragazzi, ho dei capelli di merda, sì, che qua mi diventano bianchi e qua neri, che bello. Ho i capelli coloranti. È finita la partita, abbiamo vinto 2-1, una partita al caldo palma, sì, perché noi abbiamo segnato all'88esimo con Di Gioia, che veramente si è ventrato in aria, a segno di coda 2-1, e poi è esplosa la gioia. Il Soccer Modugno, che poi sì, è una squadra che è veramente rognosa. Poi da notare che sono tutti bassi, cioè ce ne saranno minimo due o tre alti. Due. Ma pure forse ce ne saranno. Cioè due alti ce ne saranno. Comunque è una squadra rognosa che secondo me merita di stare al quinto posto per quello che è, perché veramente è molto ostica. Poi dopo il gol si è ricominciato ad attaccare, dopo che ha difeso tutta la partita, dopo che ha fatto anche il gol dell'1-0. Vabbè, la partita forse è cambiata quando è entrato Kenneth, sì, che veramente è cambiato abbastanza tutto. De Paulis era un morto. De Paulis oggi non so che ha fatto. Comunque capita che ci sono delle partite in cui non riesce a sfondare. Poi Lucera ha pareggiato con un bel destro dal limite di Derita, e poi è arrivato il gol di Gioia, che si è ventrato di testa in area di rigore. Ragazzi, adesso per ora saliamo al secondo posto. Sì. Ma per ora posso dirlo felicemente, perché durante la partita ero incazzato. Posso dirlo felicemente, siamo al secondo posto in attesa dell'Atletico Acquaviva, che gioca tra 26 minuti, alle 5 e mezza gioca. Ah, 5 e mezza. Alle 5 e mezza in casa dell'Ideale Bari, spero almeno in un pareggio, che almeno così
andiamo a pari punti e quindi si vedrà a fine campionato. Ma spero più che altro che l'Italia Bari batte. Si deve pure sperare che l'Italia Bari batta anche. Come abbiamo fatto l'Atletico Acquaviva. La capolista. Vabbè ragazzi, spero che questo video sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale, in descrizione il link del mio Instagram, sempre Forza Lucera e noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!